appuntamento con Pitti Bimbo, la manifestazione dedicata alla moda dei più piccoli festeggia la sua 73esima edizione. Andiamo a scoprire tutte le novità. Perché Versace ha deciso di rilanciare proprio oggi il Children's Wear? Beh, siamo nel 2011, abbiamo fatto una riorganizzazione aziendale, la signora si sente pronta, l'ha voluto fortemente, e in linea con il piano strategico, in quanto sono i prodotti che noi abbiamo definito che li facciamo direttamente, e l'ultima ragione è il mercato ce lo chiedeva in maniera prepotente, e quindi abbiamo accelerato i nostri sforzi e oggi abbiamo concretizzato un sogno nato 6 mesi fa. Sono gli obiettivi del lancio di Young Versace? Sicuramente abbiamo un canale retail nostro dove noi agiremo nelle nostre principali location e già posso anticipare che a dicembre avremo un nostro pop-up store in via Borgo Spesso dove noi abbiamo il negozio della casa e avremo quindi questa presentazione perché vogliamo essere anche noi testimoni di questo messaggio di completamento del brand portfolio di Versace. A livello di canale wholesale abbiamo un obiettivo di circa 200-250 specialty store e department store worldwide. Ci vuole parlare del progetto Illudia? Illudia è un progetto che nasce dall'esperienza dell'azienda che ha voluto con questo secondo marchio di proprietà dopo Muffin & Co. toccare un altro segmento, diciamo, che è quello della ragazzina che già ha una sua personalità, quindi sa che cosa vuole quando hanno 8-10 anni, quindi pensiamo a una ragazzina dagli 8 anni ai 12 anni, quindi questa è la prima parte della collezione. E toccando anche poi la mamma della ragazzina, oppure diciamo la giovane donna che si veste nei negozi da bambini. Noi abbiamo verificato che c'era un grosso interesse da parte della clientela e anche nelle esperienze precedenti delle licenze, quindi abbiamo voluto con questo progetto capitalizzare questa esperienza nel secondo marchio di proprietà che costituirà un importante asset aziendale per il futuro. Come verrà distribuita Lidia? Allora, noi abbiamo per l'Italia una rete vendita di agenti multimandatari, abbiamo anche il nostro showroom appunto di Milano che seguirà alcune zone appunto dell'estero soprattutto. E la cosa importante è quindi non solo l'Italia ma anche tutto l'estero, che per noi è diventato una risorsa importante, sarà appunto seguito veramente credo in modo minuzioso, ottimale, perché ormai l'Italia purtroppo è un po' piccolina e bisogna cercare di guardare i nuovi mercati, guardare oltre alla Russia e al mondo arabo anche all'Estremo Oriente appunto, che sta iniziando appunto ad esporsi, a venirci a trovare, a chiederci un prodotto italiano di fascia alta, capito? Quindi vogliamo puntare lì. Quali sono i mercati su cui punterete maggiormente per il futuro? Allora, crediamo molto in tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, quindi dalla Russia ma Ucraina, anche paesi meno conosciuti ma che si stanno sviluppando molto rapidamente. Questo è nell'immediato, diciamo, i prossimi 2-3 anni. Nel frattempo stiamo preparando il terreno per il Far East, inteso come Cina, e poi a seguire anche l'India, che siamo certi che non mancherà. Cosa ci dice a proposito dello sviluppo retail del gruppo? Ma abbiamo delle notizie molto fresche e molto brillanti che riguardano una prossima apertura a New York, location in cui stiamo girando da quasi 2 anni alla ricerca della giusta location. Voi sapete che per noi i criteri relativi a ogni punto vendita vanno curati con grande profondità. Siamo molto contenti, abbiamo concluso da più o meno 2 mesi questo deal con una realtà americana. La location sarà, come io desideravo, all'interno del distretto storico della Madison Avenue, accanto a dei nomi molto importanti di grande riferimento, accanto a cui stiamo con grande piacere, con grande onore, e inaugureremo tra ottobre e novembre. Come si vestiranno i bambini del gruppo la prossima primavera estate? Abbiamo scelto anche questa stagione un basico che è quello che sta bene sempre ai bambini e che viene soprattutto accettato dalle mamme e da tutti, principalmente, che sono i bianchi, i rossi, i blu, ma magari mescolati in un modo nuovo. E soprattutto abbiamo unito
Abbiamo un po' lasciato perdere il grigio in favore di neutri come il marrone, che mancava da tanto, che non è un marrone scuro ma è piuttosto un color tech. Quali sono i vostri obiettivi per il 2011? Nel 2011 è consolidare la presenza in Italia, che tramite appunto acquisizione di nuovi punti vendita eccetera, e vogliamo puntare fortemente sul mercato americano. Abbiamo aperto in Corea in questo momento, uno sviluppo verso i mercati dell'est come Russia eccetera eccetera, che sono già mercati presidiati, vorremmo svilupparli, e quindi i prodotti rivolti sempre di più, diciamo, worldwide se vogliamo guardare. L'apertura dell'Australia di Cyrus Company, un nostro partner che aprirà anche il settore bambino, quindi Australia e America sono i due punti forti, e Corea in questo momento, che abbiamo già sottoscritto i contratti, Russia, stiamo vedendo altre situazioni, magari verso la Cina eccetera eccetera. Finito qua andremo all'Enkei di New York, noi abbiamo un negozio a New York, abbiamo aperto le vendite del bambino quest'anno, sta dando una buona rispondenza e quindi vogliamo continuare questa cosa. Il mercato estero ci ha dato grosse soddisfazioni nell'ultima stagione AI, nel senso che è stato triplicato il fatturato, e soprattutto da Russia, Spagna e Emirati Arabi stiamo avendo grosse soddisfazioni. È stato aperto un corner nel novembre scorso al Dubai Mall ed è in apertura per la prossima stagione un corner a Kuwait City. Un'altra novità era quello dell'e-commerce, che dalla prossima stagione, da ottobre, ci sarà una piattaforma e-commerce B2B dove i nostri clienti retail può accedere al magazzino in modo da effettuare direttamente sia riassortimenti che sostituzioni, e questo sempre in un'ottica di cura del cliente, per far sì di accorciare i tempi e di dare sempre un servizio migliore appunto ai nostri clienti. Come avete chiuso il 2010? Il 2010 continuiamo a mettere quel segno più che ci contraddistingue ormai da qualche stagione. Abbiamo chiuso con un più 4% e appunto, come dicevo prima, triplicando il fatturato estero. Come sta andando il mercato del bambino in questo momento? Beh, il mercato lo sapete meglio di me, è un mercato difficile, sicuramente, però noi in questo momento siamo in controtendenza e questo è un qualche cosa che ci dà molta tranquillità per il futuro, proprio per questa ragione. Vediamo che il nostro marchio, con gli sforzi che stiamo facendo, ha una risposta dal mercato molto positiva, e quindi siamo molto fiduciosi in questo. Cosa vi concentrerete per il 2011? Per il 2011 ci dobbiamo concentrare sicuramente a consolidare i risultati che abbiamo avuto, che ribadisco sono davvero notevoli in questo momento. E naturalmente, oltre a consolidare, preparare le basi per fare un ulteriore salto, che in questo momento vediamo verso l'estero, perché in Italia ci stiamo consolidando molto bene, i clienti ci danno fiducia, abbiamo una continuità sul punto vendita che consideriamo ormai importante, e questo è lo spazio che credo ci darà l'estero, sarà quello sul quale punteremo per il futuro.